Salve a tutti, sono Pierpazzo e sono qui per illustrarvi come creare prove fake su GameBattles.com. Sappiamo benissimo che quando giochiamo contro altri clan avversari, molte volte, soprattutto se sono non della nostra regione o del nostro paese, utilizzino proprio dei trucchi come lag switch, come proprio far laggare la propria connessione. Oppure disputino senza che abbiano realmente vinto, senza giocare le mappe, ed è proprio difficile vincere la disputa attraverso i ticket. Gli amministratori non ci vogliono assolutamente cagare e non riusciamo in nessun modo a vincere. E abbiamo queste due o tre dispute e non riusciamo a fare altre partite. Quindi una tattica molto buona per riuscire a vincere i match è quella di utilizzare prove fake. Le prove fake sono abbastanza rischiose se noi giochiamo l'ultima mappa, ad esempio, e abbiamo il rischio che si registrino facendo video, quindi il video batte ovviamente la foto e ci possono bannare proprio per prove false. La tattica qual è? La tattica sarebbe di uscire la mappa prima, in questo modo loro registreranno pure questi 20 minuti di video, ma gli amministratori daranno più importanza a chi ha la prova, quindi a noi, e daranno a noi la vittoria. Ora vi illustro come fare una fake proof. Intanto abbiamo questa, ad esempio, questa clan war, in cui Bad Family abbiamo perso tipo penso 5 a 1 e ho fatto una foto di quando eravamo ancora 2 a 1 e eravamo ancora vivi, quindi abbiamo le locuste, eccoci qua, che siamo ancora vive. Poi una vecchia clan war in cui vincemmo contro un altro clan 5 a 2. Cosa faremo? E qui siamo vivi pure noi. Dobbiamo esattamente utilizzare il tasto duplica cercando di copiare le stesse statistiche da una clan war all'altra, ricordandoci cosa? Intanto il numero dei turni che deve essere uguale. Seconda cosa, bisogna che sia anche proprio il numero effettivo dei turni che combaci con il turno scritto sopra. I minuti che non siano troppo brevi, è impossibile che una partita duri 2 minuti. E che siano copiati bene anche queste statistiche qui sopra. Inoltre bisogna stare attenti che ci siano i teschi su tutti i morti e che non ci siano sbavature di alcun genere. Quindi cosa facciamo? Utilizziamo questo tasto duplica. Cerchio di 11 va bene e andiamo sulla prova. Tenendo premuto il tasto CTRL, cerchiamo di prendere l'8, ad esempio, da questa. Bisogna mettersi d'impegno e riuscire a beccare proprio l'8 nel centro. Ecco, adesso ho copiato l'8, andiamo sulla prova fake. Qui saremo proprio da riuscire a lineare tutti i numeretti. È molto rognoso. Eccolo qua, abbiamo copiato l'8. Tenendo premuto, copiamo identico il resto delle statistiche. E voilà, noi stiamo completamente vincendo questa clan war. Stiamo attenti a copiare tutto bene, non fare alcuna sbavatura. Bene i nomi. Ed ecco qui, ricordare anche i turni, quindi qua deve essere 5. Qui faccio veloce, ma comunque queste sbavature non devono esserci. E anche sopra, quindi copiare anche sopra il numero dei turni, quindi 7, CTRL e ricliccare su 7. Poi riclicchiamo su 8, sui turni. Prendiamo ad esempio la durata a turno, la D. E la copiamo dall'altro lato.
Ed ecco qui una prova fake fatta bene.